Buongiorno a tutti, amici e amiche. Mi riferisco ovviamente soprattutto a chi sta guardando i miei video al piano digitale, un certo interesse, una certa frequenza, insomma, non se ne sta perdendo, ma anche agli altri comunque. Ciò che voglio dirvi è che quello che, diciamo, purtroppo non sono riuscito a fare il video in senso unitario, cioè tra il mio discorso che sto facendo adesso e l'esecuzione al piano, diciamo, digitale. Comunque, quello che vedrete, diciamo sulla destra, il video che vedete sulla destra è la quarta, l'ultima parte che ho dedicato in questo miniciclo a, diciamo, a profondo rosso, appunto di Dario Argento, e appunto perché io, cioè appunto di Dario Argento, e in effetti quest'ultima parte, diciamo, è fondamentalmente si basa, diciamo, su Mad Puppet e sul Mind Team, appunto versione quanto più possibile simile all'originale. Comunque ci ho provato. Mad Puppet, che diciamo è un pezzo che non conoscevo e che ho scoperto, diciamo, grazie all'amico Claudio Bigstone, che saluto. E sì, in effetti io, diciamo, conoscevo solo i due pezzi principali, la colonna sonora, appunto il Mind Team e School at Night, alias, diciamo, la nenia inquietante del bambino di Carlo da piccolo. Però, appunto, grazie a lui ho ascoltato anche questi altri due brani che in qualche modo mi ha citato, tra cui appunto Deep Shadows e questo Mad Puppet. E devo dire che ovviamente sono straordinari, ma del resto parliamo di Goblin. Tutta la colonna sonora di Profondo Rosso è straordinaria, come tutti i film che hanno composto, diciamo, le musiche di tutti i film che hanno composto i Goblin, tutti i film di Dario Argento. E appunto in qualche modo ho improvvisato questo mio brano, anche se comunque poiché ci sono due bassi che si ripetono costantemente, diciamo, non è stato difficilissimo. Però quando poi a marzo, che sarà il 7 marzo, anniversario dell'uscita in Italia del film, ben 46 anni, vedrò se sarà possibile, diciamo, appunto, realizzare una nuova versione, comunque anche altre versioni di Profondo Rosso e agli altri pezzi. E quindi, per quanto riguarda invece il Mind Team, ho proprio inserito, ho cercato di farlo quanto più possibile vicino all'originale, con qualche poi strumento originale, con l'organo e altri tipi di strumenti, con poi qualche piccola aggiunta personale, qualche piccola sia aggiunta, diciamo, all'interno del brano, quindi dura esattamente più o meno come quello, ma con queste mie aggiunte personali che cercano di abbellirlo, diciamo, ovviamente viene giusto qualche secondo in più. Detto questo, poi, perché io ho dedicato questo ciclo appunto al Profondo Rosso, sia perché poco più di 2 mesi fa, diciamo, Dario Argento ha compiuto 80 anni, e quindi io sto facendo appunto un rewatch dei suoi film. Secondo me almeno 11 dei suoi film sono tutti capolavori, ovviamente poi con quei capolavori assoluti, usando il linguaggio di Sandro Piccinini, il telecronista, diciamo, i capolavori assoluti che certamente sono Profondo Rosso e Sospiri, anche se secondo me ci metto anche L'uccello dalle piume di cristallo, cioè la Quattro mosche di velluto grigio, ma anche altri film. Comunque, però, Profondo Rosso e Sospiri certamente sono i suoi film capolavori assoluto per eccellenza, con secondo me, ma un gusto personale, Sospiri leggermente, diciamo, sotto a Profondo Rosso. E quindi sto facendo questo rewatch dall'Uccello dalle piume di cristallo, il primo film, fino a Trauma del 93. Io ci metto anche Non ho sonno del 2001, che appunto fu definito anche una sorta di sequel di Profondo Rosso, anche se ovviamente non siamo, diciamo, a quei livelli. Però io veramente non ho avuto sonno per diversi giorni quando ho visto quel film, e in questo secondo me lui, Argento, è unico, perché ho visto veramente diversi film tutti questi anni, eccetera, ma quello che, diciamo, mi trasmette lui, onestamente, non lo trasmette nessuno. E quindi, dicevo, in virtù di questi due motivi, nel suo compleanno di rewatch, io ho deciso di dedicare questo miniciclo appunto a lui, diciamo, al Profondo Rosso, e anche perché comunque, insomma, faccio questa associazione un po', diciamo, particolare. Novembre Profondo Rosso, nel senso che non c'è mese più Profondo Rosso di novembre, quindi pauroso, novembre, mese pauroso, che inizia appunto proprio con i morti. Ma questa, diciamo, è una scimità, che penso io, ma
E detto questo, comunque, io in certo senso metto anche sempre, poi un'altra cosa che volevo dire, in qualche modo, Dario Argento è nato praticamente il giorno prima di me, il 7 settembre, e quindi io sono anche convinto del fatto che quando accadono questi eventi, insomma, si vengono a quando appunto ci sono delle vicinanze di giorni tra due persone, due soggetti, si vengono a creare, almeno questa è la mia visione, ovviamente. Si vengono a creare una sorta di particelle, diciamo, spirituali, per cui due soggetti, appunto, vengono ad avere certi elementi della personalità, certe visioni, diciamo, della vita e anche altre cose in comune. E quindi sono accomunati, diciamo, da questi elementi che, appunto, vengono messi appunto in relazione da queste particelle, da quelle che io definisco, appunto, particelle spirituali. In un certo senso si potrebbe inserire anche Leibniz in questo discorso, ma è troppo complicato e la chiudiamo, diciamo, qui. Detto questo, poi io metto sempre il mio link nel mio canale, diciamo, YouTube, che comunque ovviamente ricordo sempre che è una cosa nata per hobby, ma non si può mai sapere che cosa porterà. Non è niente, è il niente, ma nemmeno il nihil assoluto, diciamo, come certi canali, che comunque fino adesso ho raggiunto una quarantina, diciamo, di iscritti, e comunque è un numero, non è niente, ma comunque qualcosina rispetto a questi tanti altri canali che io vedo. Quindi, se volete sempre iscrivervi, il link, diciamo, lo metto sempre in descrizione, come volete. Poi, anche se non me ne frega niente di tutto quello che dico, i video, eccetera, non fa niente, tanto lo so che vi ammorbo continuamente, diciamo, con questi miei video, ma io semplicemente li faccio per passione, perché senza altri, diciamo, fini, non per un fatto personale, poi perché appunto sono contento se le persone, diciamo, possono, almeno qualche persona si emoziona, riesce ad emozionarsi di fronte alle mie interpretazioni. Questa è sempre una bella cosa, soprattutto poi se questo accade per le persone molto più grandi di me. Detto questo, io, diciamo, vi saluto, e poi dico una piccola cosa per il linceale: ovviamente ci sarà un'altra sorpresa la settimana prossima, e poi, diciamo, vedrete. E detto questo, diciamo ciao e appunto alla prossima.